cosa ci si aspetta e che cosa si chiede? Ma noi chiediamo che si apra una stagione di raccordo e di collaborazione da tutti i soggetti per affrontare i problemi economici che abbiamo. L'unico modo per avere risultati è collaborare ciascuno con l'altro su obiettivi chiari che sono i punti fondamentali di un'economia: il costo dell'energia, il funzionamento delle infrastrutture, della logistica, le tasse che distruggono ogni possibilità di investimento in Italia, il funzionamento della pubblica amministrazione e così via. Noi su questo vorremmo che si discutesse. È su questo che noi rilanciamo le nostre iniziative, il resto è solo perdita di tempo. Ecco, si chiede un cantiere aperto, non un teatro. Sì, chiediamo un cantiere aperto e non un teatro. Credo che oggi sia un momento importante, abbiamo l'occasione di confrontarci con il nostro segretario nazionale e l'onorevole Baretta, entreremo nel merito delle riforme della pubblica amministrazione con particolare riferimento, vogliamo capire qual è lo stato dell'arte rispetto a ciò che è avvenuto fino ad oggi, tentare di dare una nostra linea di indirizzo rispetto a ciò che secondo noi è possibile cambiare. Un rilancio dell'economia, basta chiacchiere, bisogna fare i fatti. Direi proprio di sì, è arrivato il momento di fare i fatti, però per fare i fatti bisogna essere anche concreti. Concreti vuol dire anche essere nella condizione di poter rivisitare la pubblica amministrazione a partire dal basso, cioè vuol dire dall'esperienza del confronto con i lavoratori che quotidianamente svolgono le proprie attività in ambito aziendale.